Sì, scusate, dovrei solo un ringraziamento perché si è sentito agli amici musicisti quasi tutti i volontari, cioè tutti i volontari della situazione così di gioco. Già lo penso sai, il nostro presidente. Poi Emanuele Banzo. Va bene, grazie ancora, bene, allora vi lascio al piacere di questa serata. Iniziamo.
silenziose e simili respiri attraversavano i muri di pietra. Thank you.
entrare anche tu nella banda.
fece sera, stanchi decisero di pernottare nel bosco. L'asino e il cane si sdraiarono sotto un albero, il gatto e il gallo salirono sui rami, ma il gallo volò fino in cima per guardare tutto intorno. In lontananza vide scintillare qualcosa. C'è una casa laggiù, andiamo, forse troveremo da mangiare e un riparo per la notte. Si avviarono verso quella luce finché giunsero alla casa. L'asino, che era il più alto, si avvicinò alla finestra. Amici, vedo un camino acceso, una tavola con ogni bel vino, è un gruppo di briganti che mangiano e bevono. Beati loro, disse il gatto. E il gallo, proviamo tutti insieme a cacciarli via? Sì! Thank you.
e disse: in casa c'è un orribile strega che mi ha soffiato addosso e mi ha arraffiato la faccia con le sue lunghe dita. Sulla porta c'è un uomo con un coltello che mi ha ferito la gamba. Nel cortile c'è un mostro nero che mi ha colpito con una mazza di legno. Un giorno i briganti in quella casa non tornarono più, e da quel giorno i musicanti da quella casa non uscirono
maestro, che nessuno ha chiesto il bis, mi sono alzato io. Se vi faccio un carico di una cosa che pensate che non avete avuto la possibilità di dire. Sarà un privilegio, lo faccio così, ne approfittiamo per organizzarci per dopo. Va bene, facciamo un viaggio con questo servizio. Allora, che per caso ci fa un bis? Sabio con questo dito.